Bentornati nuovamente sul canale, continua la serie di video dedicata ai luoghi più belli della Val Grande. Il fascino della Val Grande, a mio modo di vedere, non è dato tanto dalle sue vette e dai suoi panorami, che sono anche quelli bellissimi come abbiamo visto negli scorsi episodi, ma più che altro per la sua rigogliosa natura alla Jurassic Park e per alcuni posti davvero encomiabili, raggiungibili solo grazie a una buona preparazione fisico e tecnica, a un grande senso di avventura e un pizzico di follia. Grazie a questa ricetta si possono raggiungere alcuni luoghi veramente incredibili, spesso situati sul fondo della valle, dove i torrenti la fanno da padrone. Ed è per questo che oggi andremo a scoprire i 5 posti sul fiume più belli della Val Grande. Al quinto posto la Val Gabbio. Se arrivate a Dillapiana tramite la colma di Premosello o percorrete il percorso inverso per uscire dalla valle, ad un certo punto vi ritroverete a dover passare un piccolo ponticello di legno e, guardando sotto, scorgerete un torrente color smeraldo ed una pozza talmente invitante che risulterà difficile non spogliarsi per un breve bagno prima di continuare l'escursione. Ma oltre a questa piscina naturale c'è di più. Se vi avventurerete verso il dismesso bivacco Val Gabbio e, superandolo, proseguirete ancora per qualche minuto, il fiume sotto di voi vi regalerà cascate mozzafiato e gole profonde ed inesplorabili, che metteranno in continuo contrasto il vostro cervello, che vi intima prudenza, e il vostro cuore e senso di avventura, che vi invita ad avvicinarvi sempre di più. Al quarto posto, la meravigliosa cascata sotto l'alpeggio di Pogallo. Se siete arrivati a Pogallo tramite il sentiero Natura e la Val Grande vi ha già rapito il cuore, allora potete fare un ultimo sforzo, prendere il sentiero per Pian di Boit e, appena prima dell'incredibile ponte sospeso sotto l'alpeggio di Pogallo, deviare a destra per una leggera traccia che si fa largo tra i rovi e l'erba alta, scendendo per una decina di minuti lungo un sentiero abbastanza difficile e quindi consigliato solo ai più esperti, arriverete al fiume e, proseguendo, seguendo il suono assordante di una cascata, vi avvicinerete piano piano al paradiso terrestre. Una piscina naturale color verde smeraldo, costantemente rifornita di acqua dalla cascata del rio Pogallino, che con un salto di 4-5 metri si immette violentemente nel rio Pogallo. Il terzo posto sul fiume che preferisco in Val Grande è situato a Borgo delle Valli. Borgo delle Valli è un alpeggio abbandonato da tempo, che si incontra solamente prendendo il sentiero che dal bivio sul fiume Val Gabbio prosegue verso nord-ovest per uscire dalla bocchetta dell'Usciolo. L'alpeggio è una vera e propria isola felice. Poco prima di esso, il fiume si divide a forbice, creando una piccola isola, poche baite, ma ben assortite in un ambiente magico, custodite dal suo magnifico faggio secolare, che crea l'impressione di governare gli accessi a questo alpeggio. La pace e la tranquillità la fanno da padroni, ma non essendoci un bivacco nelle vicinanze, ti toccherà proseguire per uscire dalla Val Grande, oppure portarti una tenda e provare un'atmosfera ancora mai sconosciuta in questo luogo, durante la notte. Al secondo posto metto Ponte Casletto. Lo so, a Ponte Casletto ci passano le macchine, non si fa fatica per arrivarci, ci passa tanta gente e non è esattamente all'interno della Val Grande, ma nonostante tutto questo rimane un luogo estremamente suggestivo. Ponte Casletto, a mio modo di vedere, è la porta di accesso alla Val Grande. Superata la galleria appena prima del ponte, si entra in un mondo a sé stante, un mondo tutto da esplorare, dove i nostri istinti primordiali si risvegliano. Ponte Casletto è sinonimo di inaccessibile, di mistico e di avventura. Gli strapiombi rocciosi che si affacciano sul rio Val Grande lasciano chiunque a bocca aperta. A fianco di Ponte Casletto si intravede una passerella di ferro di color verde ed è proprio sotto di essa dove il rio Val Grande e il rio Pogallo si incontrano, dando vita al torrente San Bernardino.
Studiando poi la storia di questo luogo, si scopre che durante la guerra qua si è combattuto per davvero e che proprio quelle pareti rocciose, così affascinanti e tenebrose, hanno garantito un certo vantaggio per i partigiani in fuga dall'attacco nazifascista. Il gradino più alto del podio, forse in molti l'hanno già capito, è riservato sicuramente all'Arca. Per chi conosce bene la Val Grande, se gli parli di Pedum, di Stretto del Casè, di Sentiero Bove, oppure di Scale del Ragozzale, una parola salta subito in mente, e quella parola è leggenda. Ma non c'è niente in Val Grande più affascinante, più leggendario della Gola dell'Arca. Un gioiello incastonato sul fondo del canyon del Rio Val Grande, inaccessibile ai più per via del suo sentiero che non è un sentiero. Una trappola mortale se si dovesse sfortunatamente trovarsi in quel luogo quando c'è brutto tempo. Un'avventura nell'avventura, arrivare all'Arca dopo tanta fatica, godersi un bagno rigenerante di fronte ai due splendidi faraglioni di roccia che si stagliano nel cielo per decine di metri e poi, dopo una cena in compagnia, dormire all'interno della sua incredibile grotta, proprio come nei migliori film di avventura. Per qualche tempo potresti pensare di vivere in un altro secolo, se non fosse per la tua attrezzatura ultramoderna. Qua i cellulari e il GPS ovviamente non prendono, e l'acqua da bere, se non ne hai avanzata nella tua borraccia, dovresti prenderla dal fiume e farla prima bollire per bene. Come si dice in questi casi, vedere per credere. Ma mi raccomando, non è un luogo per tutti. Informati bene sulle condizioni meteo e sul sentiero da intraprendere per arrivarci, per non rischiare di far diventare quello che potrebbe essere uno dei giorni più belli della tua vita, un'avventura drammatica per te e per le persone che ti vogliono bene. Siamo praticamente arrivati! Spettacolo! Spettacolo! Che posto! Wow, devo dire che montare questo video mi ha fatto veramente emozionare, perché non so se si era capito, ma io adoro i posti sul fiume e le cascate in generale. Fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri posti preferiti e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao ciao!